Buonasera, buonasera di nuovo, benvenuti a questa trasmissione, a questa puntata di Voci Transnazionali. Siamo in diretta, sì, ma voi non ci vedete in diretta perché lo vedete in registrata per alcuni problemi, e siamo in collegamento con Roberto Lovari, giornalista, già lo avete conosciuto, lo ringraziamo di essere qui su Liberi TV, e lo avete già conosciuto, lui è un giornalista esperto di tutta quanta la materia, diciamo, del Sud America, ha una rubrica fissa su Radio Radicale e con noi già ha commentato, ci ha aiutato a parlare di alcune parti, appunto, ovviamente del Sud America. Questa sera volevamo concentrarci su un evento che è avvenuto in Cile, cioè le elezioni presidenziali. Stiamo parlando, diciamo, della fine dello scorso anno ormai, praticamente ci sono state appunto le elezioni presidenziali che hanno visto in combutta, diciamo, in confronto tra due donne, Michelle Bachelet, che poi ha vinto, Evelyn Mattei, entrambe appunto a capo di due schieramenti che avevano, se non sbaglio, nominate o meglio designate a seguito di primarie. Ecco, a livello introduttivo, così tanto per iniziare, come le possiamo, diciamo, commentare, come le possiamo dire che sono andate queste elezioni, Roberto? Guarda, queste elezioni rappresentano una svolta nel Cile. Intanto sono state un po' particolari, perché intanto il Cile, fammi fare una premessa di carattere personale, chi ha una certa età, diciamo, che in quegli anni era già granditello, ha vissuto e vive la vicenda del Cile un po' con dei sentimenti un po' forti, un po' una partecipazione che non si dovrebbe avere quando si racconta, si parla di un paese, ma io confesso di non riuscire completamente a staccarmi quando parlo del Cile, della mia esperienza, perché l'11 di settembre del 73, è il mio anniversario, il 10, me lo ricordo bene, ero in piazza, perché il Cile è stato, per chi ha militato e milita, per chi ha sentimenti di sinistra, è stato un dolore, una ferita durissima, che ha fatto male, che ha sanguinato per anni e anni. Io ho fatto l'amministratore negli anni 80 e mi ricordo la trepidazione, no? Con cui ci collegavamo con alcuni esuli, con alcuni dissidenti a Santiago del Cile, quindi fa parte del vissuto di chi ha una militanza di sinistra. Io sono stato, come tu sai, sono stato socialista per tanti anni, sono ancora liberal socialista, e queste elezioni hanno rappresentato, sì, ne è stata data alcune volte un'interpretazione fumettistica che mi irrita, però oggettivamente hanno personificato con le due persone la storia del Cile negli ultimi 40 anni. Perché il caso ha voluto, alcune volte la storia, lo dico sempre, più fantasiosa del più fantasioso degli scrittori, dei romanzieri, perché si sono affrontate su due amiche d'infanzia. Come? Due amiche d'infanzia. No, non amiche, no, si sono incontrati, i genitori erano amici. Ah, vabbè. Loro hanno vissuto perché erano figlie di generali di militari dell'aviazione militare cilena, e hanno vissuto per un periodo di tempo, per esempio, nella base di Campo Moreno. Poi le loro storie si sono divise, ma i padri, ecco un po' l'elemento un po' ma però è la storia, la realtà, erano amici e lo sono rimasti nonostante storie diverse, perché poi uno si è trovato nel campo di Allende, il padre della Michelet, e l'altro, che era in quel momento addetto militare a Londra, quando ci fu il colpo di Stato, poi è ritornato in patria, è diventato ministro di Pinochet. La storia ha continuato la divaricazione, perché il padre Alberto, il padre della Micheletto, fu imprigionato, lui era ministro del governo di Allende e fu imprigionato e morì nelle torture in una zona, in un campo, in una scuola, il cui direttore era il padre. Ma
proprio in questi giorni c'è stata l'ennesima sentenza che scagiona completamente da qualunque responsabilità il padre della Evelyn Mattei, cioè l'altra candidata, il candidata scelta all'ultimo momento dal centrodestra, perché il centrodestra aveva la Baccelletta era stata scelta dal 70% delle primarie che si erano svolte a giugno, se la memoria non mi tradisce, e lei invece era stata scelta perché i candidati del centrodestra, uno si era dovuto dimettere, quello che aveva vinto perché aveva un problemino nella società all'estero, l'altro all'ultimo momento aveva un esaurimento nervoso e rinunziò alla candidatura e fu scelta lei in mezzo a non pochi contrasti all'interno dello schieramento di centrodestra. Bisogna dire che la madre, per esempio, della Bachelet ha sempre parlato bene del padre della Evelyn Mattei, che erano amici, erano uguali, erano due persone sensibili, amanti della musica, due persone colte, divoratori di libri. E quindi da qualche parte si è creato questa, c'è anche, non so se ti è capitato, un po' un'interpretazione fantasiosa sul padre della Evelyn Mattei, in un articolo apparso proprio il giorno prima delle elezioni, quelle parlamentari, il primo turno, che si sono svolte il 17 di novembre, mentre il secondo turno si è svolto il 15 di dicembre, Gianni. E c'è un po' di un po' di stile Grand Hotel, no? Allora il padre si sarebbe dovuto, il padre della Evelyn Mattei adesso avrebbe dovuto votare per la Barcelletta per purificarsi dai peccati. È un po' un'interpretazione un po' da Grand Hotel o un po' radicale, perché noi non, ecco, una cosa, ecco, quando parlo del Cile poi corro il rischio di dire delle cose che alcuni possono non piacere, Gianni, perché bisogna la storia, io lo dico come l'ho vissuta con passione, con sofferenza, ma poi devi anche cercare di capire i processi politici, le ragioni anche degli altri. Io stavo rileggendo un libro, per esempio, in questi giorni, che tu mi hai detto, facciamo sul Cile, allora no, uno va a rivisitare, no? Un libro che era di uno scrittore, La primavera del Cile, dove si parla di un avvenimento che mi ha aiutato un po' a riflettere. La morte di Pinochet, lui muore nel 2006, e perché noi abbiamo, no, i buoni e i cattivi, penso che capiti a tutti, no? E però il Cile, quando morì Pinochet, 60.000, ho detto 60.000, lo riporta questo scrittore, Martinelli, l'autore del libro, non è un uomo di destra, per cui può essere accusato di aver falsificato i dati, andarono a rendere omaggio. E la Evelyn Mattei, in questo libro che è stato stampato, è fatto e scritto nel primo mandato della Bachelet, quando lei vinse, no? Nel 2006, e la Evelyn Mattei intervistata, perché ci sono una serie di ritratti di persone, lei cita una cosa che bisogna ricordarci, lei definisce il golpe, che tanto dolore, tanto sangue sparse, come un male necessario, perché lei dice, è vero, morirono migliaia di persone, però Sendero Luminoso ne ammazzò 30.000 e nessuno ne parla. Cioè, c'era da il paese nel 73, ce ne siamo resi conto un po' dopo, noi che stavamo, no, che la pensavamo in un certo modo, era un paese spaccato. Berlinguer, la famosa riflessione sul compromesso storico, Gianni, e nasce dalle vicende del Cile di quegli anni. Perché Allende, quando fu eletto, non fu eletto direttamente, ma fu eletto dal Parlamento, in un'alleanza tra la sinistra e i democristiani. E lui prese il 36%, il paese si spaccò, si radicalizzò, perché lui tentò di introdurre, dalla nazionalizzazione delle miniere di rame
a una riforma agraria, che ha letto i romanzi di Isabella Allende, che non è la figlia, c'è anche la figlia, si chiama, della scrittrice. Si rende conto che era un paese che si era radicalizzato, uno scontro durissimo. E che, e infatti Berlinguer, in questa sua famosa riflessione che fece tanto arrabbiare noi socialisti allora, il compromesso storico, no? Si rese conto che i cambiamenti nella storia, l'introduzione di riforme democratiche, dosi di socialismo, usiamo questa, non possono essere fatte con la forza o da una minoranza, anche se consistente, perché Unidad Popular aveva il 36%. E, ecco, per dirti, e Berlinguer fece una famosa riflessione dicendo che bisognava ricercare, no, l'accordo su un programma che potesse, senza spaccare il paese, e fu la politica del Partito Comunista, e ha origine proprio dalle drammatiche, dalle sofferte, dalle tragiche vicende del Cile degli anni 73, degli anni, primi anni 70, sfociate poi nel putsch, fatto da, bada bene, perché noi ci dimentichiamo sempre di dire una cosa, Gianni, che Pinochet era uno dei uomini di fiducia di Allende, l'aveva messo lui, capo dell'esercito. Poi ci fu l'88, c'è stato quel bellissimo film, non so, che mi pare, adesso non ricordo il titolo, che ha parlato del famoso referendum che ci fu, sì, in Cile nell'88, che, perché Pinochet, anche le dittature, queste famose e sanguinose, sanguinarie dittature, hanno un modo strano, che poi si presentarono all'elettorato per avere un altro mandato, e i cileni gli dissero no, e c'è questo bellissimo film che lo racconta. Quindi poi chiudo questa mia rapida introduzione. Il Cile è un paese, sì, fa parte del Sud America, fa parte tutta della vicenda della svolta destra, della guerra fredda, è un'esperienza che fa riflettere chi è a sinistra sul modo di essere a sinistra, no? C'è l'esempio tipico, poi chiudo e ti do la parola, quello di Carlos Altamirano, il famoso presidente del Partito Socialista, a cui molti attribuiscono responsabilità, come uno di quelli che aver spinto quel famoso discorso che fece, no, due o tre giorni prima, in cui incitava alla violenza, incitava a prendere, come dire, le armi contro, no, le resistenze che venivano sul terreno, che c'erano nel Parlamento, nel paese, alle riforme avanzate, alle riforme che Allende, Salvador Allende portava avanti. E quindi il Cile si fa parte di questo contesto di storia del Sud America, della guerra fredda, ma ha un po' un segno particolare, perché ha inciso in modo anche sulla nostra storia, e perché nasconderlo, è stato un tema che ha fatto vibrare, soffrire, perché no, chi stava a sinistra, chi ha vissuto quegli anni, io purtroppo ero già grandicello allora, e quindi ho vissuto, stavo in piazza l'11 di settembre del 73, Gianni. Sì, il film di cui parli è il intitolato, se non sbaglio, No, i giorni dell'arcobaleno, sì, di Pablo Larraín, che sì, peraltro è stato citato, come, ecco, giustamente la regia ci suggerisce, è un film che è stato citato, io mi ricordo benissimo, in un monologo del nostro, nel senso italiano, Roberto Saviano, in uno dei suoi monologhi, in cui praticamente lui elogiava lo spirito un pochino che in questo film il regista cercava di trasmettere, che era quello del non rivolgersi a chi la pensa come te, che poi sarebbe facile avere consensi in questo ambito, ma nel cercare di rivolgersi e quindi convincere chi appunto non la pensa come te, quindi nel senso di apertura anche come metodo di dialettica politica. Sì, è un film storico. Su queste elezioni, tornando a queste elezioni, effettivamente ci sono parecchi risvolti che
che escono fuori. Dobbiamo dire che la Mattei è già stata presidente, questo non l'avevamo detto all'inizio. Ci sta un dettaglio che mi ricordo, che ho letto, che volevo, appunto, di cui volevo chiederti. Ho letto, se non erro, che la Bachelet è stata, insieme alla madre, anche lei arrestata, e se non addirittura ha subito delle torture. Poi se ne andò in Australia, se non sbaglio. Quindi, insomma, queste elezioni riportano, se protendono, diciamo, Cile ovviamente verso un futuro, però comunque sì, hanno molti elementi che riportano a un passato, che ricordano un trascorso. Indubbiamente non si poteva prendere una candidata più rappresentativa di quella esperienza, perché lei oltre che avere avuto la perdita del padre per le torture, lei fu catturata insieme alla madre a Villa Grimaldi, che era un centro famoso di detenzioni, di torture, torturata. Poi fu liberata e andò in Germania orientale, poi ritornò, che c'era ancora la dittatura. E lei è stata, ha svolto, prima è stata ministro, sono stata il primo ministro della difesa donna nel Cile, sotto il governo di Lagos, se non sbaglio. E questa sua nuova elezione, ecco, parliamo un momento, perché è un fatto nuovo, perché bisogna distinguere. Il Cile ha una storia veramente particolare, perché? Dopo il referendum di cui si parlava, fu eletto un democristiano Olin e si creò una concertazione di partiti democratici che governò il paese dal 89 al 2010, e fu un governo che, è il paradosso, ecco il Cile com'è affascinante, no? Perché questa concertazione, che era fatta senza il Partito Comunista, ma raccupava dai socialisti e democristiani, praticamente, non si dovrebbe dire, ma la verità va detta, mantenne quasi intatta la politica economica e le strutture che Pinochet aveva dato a questo paese. Infatti adesso la Bachelet ha un compito difficile, ci vengo dopo, e nel contempo, drammaticamente e paradossalmente, quella politica economica che Pinochet aveva fatto ingoiare, la medicina amarissima alla classe lavoratrice, agli operai, alle classi più semplici, che si sintetizza nei Chicago Boys, nelle politiche del premio Nobel Milton Friedman, la concertazione non cambiò per anni nulla, salvo accorgimenti. Per esempio, la privatizzazione delle pensioni, il primo esperimento nel mondo di privatizzazione delle pensioni fu fatto da Pinochet e mantenuto sulle indicazioni dei Chicago Boys e di Milton Friedman. La concertazione mantenne, salvo alcuni incentivi sociali, alcuni miglioramenti, no? E il risultato è che il Cile è uno dei paesi più economicamente stabili di tutto il Sud America, è quello sicuramente più stabile, ha un rating delle agenzie internazionali superiore a quello del Messico, del Brasile tanto decantato. E questo fino al 2010. Uno dei temi centrali che ha il Cile, quello di dare una istruzione gratuita e di qualità agli studenti cileni, senza che questi genitori si debbano riempire di debiti per la loro vita. Infatti, e questa sarà la grande sfida, la Bachelet ha centrato tre temi, Gianni. La scuola, una riforma del sistema delle tasse da far pagare, e qui c'è un problema perché la situazione delle grandi esportatrici, delle società esportatrici di rame non è più quella di un tempo, perché il prezzo è caduto, ma di far pagare a loro con un aumento delle tasse queste spese, e poi cercare di riformare la Costituzione, riformare la legge elettorale, che
io sono stato mezz'ora, eppure un po' di leggi, di meccanismi elettorali nella mia vita ne ho cercato di capirne, con questo sistema binominale che Pinochet aveva studiato scientemente per fare di due partiti, perché sono gli indipendenti, quelli che sono fuori da questi schieramenti, è difficilissimo che passa, infatti ce n'è. E la Bachelet ha vinto oggi proprio oggi, c'è la dichiarazione della sua ufficiale, della sua elezione, il 62,80% e la Evan Mattei il 37% abbondante. Perché lei ha vinto ampiamente l'elezione, ma al Parlamento, perché il 17 di novembre si è eletto, si è rinnovato tutto il Parlamento e la metà, come spesso avviene, tu sai, nelle repubbliche presidenziali, il Senato viene rinnovato a rotazione in genere ogni 4 anni. La Bachelet ha avuto un buon risultato, ha una maggioranza ampia alla Camera, 67 su 120, ha lo stesso al Senato, che è di 40, ne hanno rinnovati 20, ne ha di 23, 24, ma gli osservatori si pongono questa domanda: la nuova maggioranza, il nuovo schieramento, perché fino adesso nella concertazione non facevano parte i comunisti, che hanno preso 6 deputati, hanno preso il 4-5%, ma è un fatto politico che la nuova maggioria, la nuova maggioranza comprende i comunisti. E subito c'è stato qualcuno che ha avanzato, c'è qualche, per esempio qualche settore, proprio lunedì c'è stata la prima riunione della nuova maggioranza, che ha decretato la fine della concertazione, un fatto storico che era durato più di 20 anni, e la nascita della nuova maggioria. Sembrava venivano annunziati grandi sfragelli, però oggi leggo sul giornale che alla Camera hanno raggiunto l'accordo e il presidente della Camera sarà un democristiano, e hanno avuto i democristiani anche commissioni significative dell'economia, dell'educazione, perché uno dei problemi che dovrà superare la Bachelet è quella di convincere i democristiani molto legati alla scuola privata a accettare delle riforme che introducano cambiamenti, diciamo, non facciano della istruzione privata oppure dell'istruzione a pagamento l'unica forma a cui i poveri cileni possono ricorrere. E quindi dicono la Bachelet dovrà fare uno sforzo per raccogliere voti anche nell'altro campo, che è in profonda crisi. E chiudo, perché il centrodestra è uscito non solamente battuto, ma è uscito in una crisi profonda, perché il Rinnovamento Nazionale, che era il partito della Evelyn Mattei, che è il partito di Piñera, si è scatenato una polemica con gente che ha lasciato il partito, chi accusa Piñera di essere responsabile, chi invece accusa il partito, mentre l'altro ramo del centrodestra, l'Unione Democratica, ha dichiarato la sua disponibilità a un confronto sereno. Io ho letto proprio le dichiarazioni, perché se la Bachelet non sarà in grado di raccogliere al di là di quello che ha ottenuto del voto, la riforma della Costituzione pinocista, della Costituzione di Pinochet, sarà difficilissima da raggiungere, perché ci vogliono 2/3 qualificati e lei non ce li ha i 2/3 qualificati. Quindi è vero, ha fatto una svolta forte, non è più la vittoria come era fino al 2010 della concertazione, che era, diciamo, sì, uno schieramento di centrosinistra, ma in politica economica, diciamo, era molto molto, diciamo, moderato, usiamo questo termine. Se lei vorrà portare avanti il programma con cui ha vinto l'elezione, e c'è, per esempio, gli studenti, sono stati eletti ben 4 studenti, 2 o 3 sono comunisti, un indipendente di sinistra, nelle file del Parlamento, e che gli chiedono di rispettare il suo programma elettorale.
Allora, Roberto, un'altra domanda che volevo farti, volevo porti, sempre leggendo un po' dalle cronache, volevo chiederti conferma. Intanto è sempre apprezzabile in questi paesi del Sud America, in questo grande continente che è un po' un laboratorio politico, il fatto che la Mattei, appena insomma fatti gli scrutini, ha ammesso di aver perso, insomma, ha riconosciuto, il che non è mai scontato, insomma, in certe zone del mondo, e quindi insomma ha dichiarato di voler rispettare l'esito elettorale. Però ci è stato, se non sbaglio, un alto astensionismo che in qualche modo ha destato, e ti chiedo infatti, una certa preoccupazione. Perché? Perché in qualche modo forse una larga parte di popolazione non si è espressa e non si sa bene in qualche modo come sia orientata, oppure è soltanto il fatto dell'assenza di partecipazione al voto, che poi la Bachelet ha detto che insomma non è, nei paesi dove non è obbligatorio votare questo può accadere, e così via. Tu come la leggi questa cosa? E come dici, vedi, in Sud America, in alcuni paesi, per esempio il Brasile, è obbligatorio il voto. Se tu non voti, dopo un primo tempo non ti danno il passaporto, non puoi partecipare con... A me mi sembra una forma illiberale, un esercizio illiberale del diritto di voto. In Cile adesso l'hanno abolita 2 o 3 anni fa, e chi vuole partecipare vota, e chi non vuole partecipare si fa governare da quelli che hanno votato. Ha partecipato il 40%, prima era il 55-60%. Io non ci trovo nulla di drammatico. Un paese che chi sceglie in America, che pure è un paese che io considero democratico, ci si iscrive, anche in Cile ci iscrive nelle liste elettorali, e chi vuole partecipare partecipa. Io reputo sbagliato l'obbligo di persone costrette da sanzioni ad andare a votare. Il voto è una libera e assoluta libera partecipazione dell'individuo alla vita politica della sua città, del suo Stato, o regione se siamo in Italia, e del suo paese. E quindi hanno votato il 40%, e il 63% di questi si è espresso per la Bachelet, e gli altri per la Evelyn Matthei, che invece ha avuto un buon risultato, perché sembrava stato un momento della campagna elettorale che un altro personaggio, perché veramente questo paese è ricco di storie particolari, Ominami, che è il figlio del vecchio capo del MIR, Enriquez, che fu abbattuto, ucciso dalla polizia segreta di Pinochet, anche lui stava a un certo momento per arrivare secondo. E quindi ieri proprio per dire, sulla linea di quello che hai detto tu, un paese che va avanti, un paese che dà segni di democrazia matura, Piñera si è riunito 3 ore con la Bachelet per preparare la transizione. Lei entrerà in carica l'11 di marzo, hanno adesso una scadenza molto significativa per loro, che è la sentenza dell'AIA, perché il Perù ha fatto ricorso al Tribunale Internazionale dell'AIA per dei problemi di confini marittimi, e il 27 di gennaio, se non sbaglio, ci sarà la sentenza. E loro sono molto preoccupati, perché si tratta di confini. Sai, i paesi del Sud America ci sono spesso, la nascita di questi paesi non erano confini certi, sicuri, ci sono in Europa, abbiamo fatto le guerre, l'alzata. Ci sono in Europa, ci stanno tra la Russia, il Giappone, le isole Kurili, insomma un po' tutto il mondo è paese. Il Cile per esempio c'ha un'altra querela con la Bolivia, perché la Bolivia rivendica lo sbocco a mare che ha perso nella guerra del Pacifico nel 1879-84. Quindi, però il Cile, ecco, hai detto giustamente, un paese che sta dando dei segnali di aver raggiunto una democrazia piena e completa. Speriamo che raggiungano anche quei risultati sociali che la Pinochet ha messo nel suo programma, Gianni. Staremo a vedere, quindi monitoreremo la questione, e a questo punto potremo anche in qualche modo, anche fin da adesso, darci un appuntamento a data da definire per eventuali opportuni aggiornamenti su questa vicenda cilena. Per il momento io mi limito a ringraziarti per questa partecipazione, per questo, diciamo, rapporto sulla questione in Cile, appunto sulle elezioni presidenziali,
che si sono avute, appunto, ripetiamo, alla fine del 2013 in due turni. Ti ringrazio ancora Roberto e a presto sugli schermi di Liberi TV. Io ringrazio te che hai avuto la pazienza di ascoltarci e che è sempre una cosa piacevole parlare del Cile, di queste vicende umane, forti, storiche che tante milioni di italiani hanno appassionato, Gianni. Buonanotte. Grazie ancora, ciao, buonanotte. Linea alla regia.